Il protagonista indiscusso ovviamente è quest'uomo Pericle, del quale sappiamo parecchio, per varie ragioni, sia perché un autore come Plutarco ha dedicato a lui una biografia fondata su fonti d'epoca e arricchita poi dall'intelligenza di Plutarco, del quale spesso si parla con un tono un pochino di sufficienza, ma che invece era un penetrante analista storico-politico. Quando nasce quest'uomo, Pericle, intorno al 500-495 avanti Cristo, e per capire la sua collocazione, famiglia rilevantissima, gli Alcmeonidi, discendente quindi da Clistene, fondatore, secondo la tradizione ateniese, dell'ordinamento democratico, dopo la fine dell'esperienza tumultuosa della tirannide. Suo padre, Santippo, rivale di un altro personaggio di straordinario rilievo nella storia di Atene, e cioè Milziade, no? Milziade, il vincitore a Maratona, 490 dei Persiani, del primo attacco, non molto, diciamo, deciso, ma indubbiamente allarmante per le città, della Grecia continentale da parte dei Persiani. Santippo e Milziade, due figure entrambe impegnate nella guerra patriottica, chiamiamola così. Santippo, fra l'altro, è attivo come stratego al termine della seconda guerra persiana, conquistatore della città di Sesto, nei Dardanelli, negli stretti. Passaggio cruciale, per molte ragioni, sia militari che economiche, no? Per le città come Atene, quella era la via del grano, la via del sostentamento materiale della città, per cui controllare gli stretti era fondamentale. Erodoto dice che con la conquista di Sesto si conclude la guerra contro la Persia, e sostanzialmente ha ragione, ma Santippo è anche l'uomo che porta in tribunale Milziade, quindi c'è una rivalità profonda tra queste due famiglie, famiglie entrambe in alto nella scala sociale. Stiamo parlando di una Atene che da pochi anni è entrata nel regime clistenico, che è un regime nel quale indubbiamente i cittadini di condizione libera contano parecchio, però proprio in concomitanza con la seconda guerra persiana, la più dura, la più pericolosa, un organo di cooptazione, potremmo dire, cioè l'Areopago, vagamente lo possiamo rassomigliare al Senato romano, di cooptazione perché gli ex arconti, i quali sono scelti tra i benestanti su liste preparate, ec procriton, cioè tra gente prescelta, ma prescelta col criterio censitario, entrano di diritto nell'Areopago. Quindi c'è questo organismo che ha, secondo una tradizione ateniese molto forte, grandi meriti nelle decisioni prese per contrastare l'invasione persiana. E quindi dopo il 480-478 è l'organo più forte nell'equilibrio dei poteri della città. Questa è l'Atene post-clistenica, post-seconda guerra persiana. In questo clima, questi personaggi si collocano e i figli dei due che ho nominato prima, Santippo da una parte e Milziade dall'altra, sono rispettivamente Pericle, figlio di Santippo,
Cimone, figlio di Milziade. Cimone, una figura alla quale Plutarco ha dedicato una biografia notevolissima. Fra l'altro leggeva fonti, ripeto, che noi non abbiamo, non sempre favorevoli alla politica ateniese e tantomeno favorevoli ai leader ateniesi, però di grande rilievo dal punto di vista delle informazioni concrete, di cui Plutarco si serve non sempre rivelandoci a quale fonte sta attingendo. C'è tutta una teoria su come funziona il meccanismo delle citazioni da parte di Plutarco. Cioè, spesso si dice che cita esplicitamente la fonte che adopera di meno, ma questo forse non ci può interessare in questo momento, ma indubbiamente ha un suo peso dal punto di vista della valutazione della figura politica di Pericle. Plutarco medesimo dice ad un certo punto della biografia che fu incerto su come schierarsi. Cioè, poteva schierarsi con i signori, in fondo il posto era già occupato da Cimone, evidentemente, ma decise invece di capeggiare il demo. A pensarci bene, frequentando un po' le biografie plutarchee, c'è una analoga valutazione che Plutarco dà a proposito di Cesare. E dice che Cesare era stato anche lui nato molto in alto, no? Famiglia nobilissima, antica, gens patrizia, forse discendeva da Venere o quasi, insomma, quindi cosa un po' ragguardevole, direi, non tanto comune. E, però a un certo punto decise di schierarsi con i populares, perché? Ma tanto perché era nipote di Mario, Silla lo aveva individuato come un nemico. E però Plutarco ricorda anche che in una determinata circostanza Cesare ebbe a dire alla elite senatoria che lo contrastava: per colpa vostra io mi sono schierato dall'altra parte. Quindi è notevole la dinamica di queste figure che potrebbero scegliere in più direzioni e si orientano. Dice una fonte molto rilevante e molto schierata, e cioè l'Athenaeon Politeia, l'ordinamento politico, il sistema politico ateniese, di solito si dice la Costituzione di Atene, attribuita ad Aristotele, una delle 158 Politeiai, non le avrà scritte tutte 158, per quanto fosse un uomo molto alacre. Aristotele non aveva incombenze, era un meteco, quindi poteva disporre del suo tempo. Sì, no, dico questo perché c'è tutta una discussione moderna, chi ha scritto questo è un testo che conoscevamo per tantissime citazioni, anche contraddittorie, no? Penso a Cicerone che una volta dice che le Politeie sono di Aristotele, e una volta dice che c'ho davanti la Politeia di Atene di Dicearco, che è uno scolaro di Aristotele, oltre che coetaneo. Insomma, c'era una certa incertezza nell'attribuzione, però Aristotele è la mente ordinatrice di quel lavoro ed è uno che ha dato un'impronta politica a questi lavori, specialmente la Costituzione di Atene, non voglio dire che è la più importante, ma certamente è la più impegnativa. Forse anche la più ricca, insieme ad altre, poche altre, Tebe, Sparta, Cartagine. Ed è un'opera in cui l'impronta politica di Aristotele è filo-areopagitica, potremmo dire. Infatti c'è un grande elogio di come l'areopago si era condotto nel pericolo effettivamente gravissimo dell'anno 480. Tanto da sminuire il ruolo di colui che per altra via passa per essere invece il vincitore geniale della seconda persiana, cioè Temistocle. In questa opera Pericle è presentato in modo molto critico.
C'è un capitolo, la divisione in capitoli naturalmente è inventata dai moderni, ma però fa comodo per citare. C'è un capitolo 27 della Costituzione degli Ateniesi, dice Pericle e Cimone. Dice, beh, Cimone faceva le sue leiturgiai, cioè le prestazioni per il funzionamento dello Stato, della città, lampros, in maniera sontuosa. Aveva una sua ricchezza, terreni, giardini, aveva tolto le palizzate, quindi era senza confini, potremmo dire, tutti questi terreni. Chiunque poteva servirsi del cibo, dei frutti, diciamo, un'economia essenzialmente agricola. In particolare i Lachiadai, cioè quelli della sua tribù, no? Perché le 10 tribù cristeniche sono la partizione fondamentale della città, no? 50 buleuti per ogni tribù, uno stratego per ogni tribù, cioè il numero 10 è la regola. Invece Pericle, dice sempre questa fonte, non aveva queste risorse, no? Come in fondo anche Cesare, se vogliamo. Nobilissimo, eccetera, politico, accorto, però spesso indebitato fino alla cima dei capelli, quindi con grandi problemi di quel genere, su cui ha un po' scherzato il grande drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, no? Gli affari del signor Giulio Cesare, Cesare sempre alle prese con debiti colossali. Secondo questa interpretazione, che Plutarco riprende nel Dios, nella biografia, Pericle adotta un criterio completamente diverso per ottenere popolarità. Dice l'autore della Costituzione attribuita ad Aristotele, per ottenere quella popolarità che Cimone, a modo molto più immediato, conseguiva, instaurò la mistofora, cioè per i giudici, cioè la retribuzione per i giudici. E questo produsse, dice sempre Aristotele, che rimpiange il governo areopagitico, che considera la democrazia radicale come un disvalore, come un valore negativo. Questo accrebbe, potenziò la corruzione, perché anche gente da poco, gente incompetente, pur di avere questo compenso, questa mistofora, si iscriveva nella lista di 6.000 cittadini dai quali si prendevano poi i giudici. E la domanda che forse sorge è: ma perché è così importante? Ma perché nel funzionamento della città l'attività giudiziaria è cruciale. Tutti i problemi, tutti i contrasti, anche economici, vanno a finire in tribunale. E quindi è importante sapere chi sono i giudici, da che parte vengono, da quale ceto sociale, con quale preparazione sono presenti. Insomma, è un punto dolente della critica antidemocratica dei pensatori ateniesi, che sono quasi tutti antidemocratici, ostili al sistema democratico, no? Lo stesso Socrate, Platone, Aristotele non è un ateniese, ma la pensa come loro. Quindi, per giunta, nell'anno di Grazia 462 avanti Cristo, in concomitanza con una scelta sbagliata, potremmo dire a posteriori, di Cimone, cioè di impegnarsi a fianco di Sparta nella terza guerra messenica, cioè nel tentativo di reprimere la rivolta degli iloti della Messenia, arroccati a Itome. È difficile da piegare da parte di un esercito di élite, ma numericamente molto ristretto, come l'esercito spartano, no? Un esercito fatto di puro sangue, diceva il Führer, che ammirava molto Sparta, ma di pochi uomini. Quando Atene prende prigionieri 100 spartiati e 300 loro assistenti, Sparta chiede la pace, perché 100 spartiati sono un'enormità, va bene. Cimone va richiesto, era molto amico, il suo figlio si chiamava Lacedaimonios, quindi
Infatti Pericle diceva, tanto non sono neanche ateniesi, uno si chiama Lacedemonio, l'altro si chiama Tessalo, quindi non sono neanche ateniesi. E porta una bella quantità di opliti fra l'altro in grado di armarsi a proprie spese, sono un ceto, non sono soltanto delle truppe. In Peloponneso, assente Cimone, assenti dall'assemblea, tutti questi opliti, Efialte e Pericle, giovanotto, ma insomma giovanotto più che trentenne, insomma, fanno passare una riforma micidiale che toglie i poteri all'Areopago, quelli, dice Aristotele, aggiunti, epiteta, cioè assunti dopo la grande prestazione dell'anno 480-78. Quando l'Areopago pretende di aver salvato Atene e quindi ha assunto una serie di poteri che non aveva in origine. Era un tribunale soprattutto per i reati di sangue, e che rimane poi come prerogativa. Con la riforma di Efialte e del giovane Pericle, una serie di poteri dell'Areopago passano all'Assemblea, ai tribunali, alla Bulè. La Bulè è il consiglio di 500, 50 per ogni tribù, scelti a sorte, ma scelti a sorte non come gli arconti dei ceti più alti, indiscriminatamente. Quindi la Bulè, consiglio dei 500, come scriveva un grande storico italiano, Gaetano De Sanctis, era il palladio della democrazia, cioè, avendo la Bulè il compito di fare l'ordine del giorno dell'Assemblea, elaborare un probuleoma, cioè una deliberazione, un abbozzo che poi va all'Assemblea che magari lo discute, però ha già una base molto precisa che orienta, no, la discussione. Poi ci sono uomini che stanno nella Bulè e però poi intervengono nell'Assemblea e quindi orientano il voto. Quindi passare questi poteri ai tre organi tipici, i tribunali, la Bulè e l'Assemblea, significa svuotare il potere dell'Areopago, lasciandogli i reati di sangue, alcune tematiche, alcuni argomenti inerenti proprio tecnicamente a problemi giudiziari, e quindi instaurare, anno 462, effettivamente un sistema, diciamo, a dominanza democratica, il che non vuol dire governo della maggioranza, vuol dire governo dei non possidenti, Aristotele diceva dei poveri, che parlava chiaro, diversamente dai nostri politici che non usano mai parole chiare, i quali sono magari una minoranza politicizzata che frequenta effettivamente l'assemblea su 30.000 cittadini, diceva un oligarca di cui il pensiero è raccontato da Tucidide, se vanno 5.000 persone è già molto all'assemblea. C'è addirittura l'obbligo del numero legale 6.000 nei casi di ostracismo. Quindi c'è un assenteismo forte che è dovuto anche alla composizione della popolazione dell'Attica, che è in buona parte di piccoli contadini proprietari, i quali vivono nei demi che Droysen chiamava i comuni, no? Droysen, Johann Gustav. Attice communal verfassung, la Costituzione comunale, è un bellissimo articolo di Droysen degli anni 30 dell'Ottocento. E uno deve pensare sempre agli acarnesi di Aristofane, no? Cioè, dice Opoli che è costretto a stare nella città, ma lui vorrebbe stare ad Acarne, ma non può perché c'è la guerra. Quindi la gran parte di questi 30.000, che sono la cifra più alta che conosciamo, di popolazione dell'Attica all'inizio della guerra del 431, la gran parte vive nei demi e non ha voglia né tempo di andare all'assemblea. Invece sono gli artigiani, i teti, i marinai, i lavoratori degli arsenali, i quali hanno una presenza fisica nella città o al Pireo e un tempo sufficiente per partecipare spontaneamente, volontariamente ai lavori dell'Assemblea. Quello è il demo
al quale guarda la riforma di Efialte e di Pericle. Succede in questo libro di Aristotele o di un suo scolaro piuttosto in gamba, c'è un capitolo, il capitolo 25, che è pazzesco. Uno si chiede donde gli venga questa tradizione, cioè la riforma sarebbe, secondo questa tradizione, voluta certamente da Efialte e da Temistocle, il che è impossibile perché nel 462 Temistocle era già ostracizzato da anni, scappato ad Argo, da Argo poi minaccia di ammazzarlo comunque, no? Perché una condanna ti insegue anche quando sei lontano, e se n'è andato in Persia, è diventato un cliente del re di Persia al quale ha inflitto la sconfitta di Salamina. Quindi è impossibile che Temistocle sia in Atene accanto ad Efialte ad abbattere il potere dell'Areopago. In realtà Temistocle era stato arconte, quindi era diventato areopagita, e all'interno dell'Areopago aveva contrastato la politica, diciamo, egemonica della maggioranza areopagitica. È talmente vero questo che nel racconto pseudo-aristotelico, aristotelico che dir si voglia, scompare il merito di Temistocle per Salamina, cioè la vittoria contro i persiani è dell'Areopago. Temistocle non ha fatto nulla. Ovviamente questo non sta in piedi, ma rivela l'orientamento. Dopodiché succede che Efialte viene ammazzato misteriosamente e l'assassinio politico ad Atene non è tanto inconsueto come meccanismo. Quando nell'anno 411, dopo la sconfitta in Sicilia, che è un disastro umano, militare, eccetera, la città è quasi in ginocchio e viene fuori la minaccia di abbattere il sistema democratico togliendone alcune clausole fondamentali, il terreno viene preparato da una serie di assassini politici che rimangono impuniti. Non è, insomma, una convivenza così serena come ci viene raccontata nell'epitafio Pericleo che leggiamo in Tucidide, quella è una idealizzazione. Ma dopo questo anno cruciale, scomparso Efialte, fatto fuori certamente da eterie oligarchiche, non dal povero Cimone che era una persona tranquilla, si becca anche lui l'ostracismo subito dopo, perché gli spartani ingrati e infidi, come sostiene Andromaca nella tragedia di Euripide, no? Non c'è niente di più infido degli spartani, e forse era vero. Temendo tutti questi ateniesi che avevano tra i piedi per combattere a Itome, a un certo punto li ricacciano indietro, li rimandano via. Quindi Cimone fa un disastro, se ne va lasciando spazio alla riforma mentre lui è assente, e i suoi amici spartani lo cacciano, lo rimandano indietro ad Atene con i suoi opliti. Dopodiché è facile accusarlo di una politica talmente suicida per la città, perché è un'umiliazione enorme, che viene ostracizzato, quindi 10 anni fuori. E Pericle a quel punto domina incontrastato nella città. Domina incontrastato e due linee, diciamo, di azione possiamo individuare nel suo operato da quando diventa princeps, no? Uso questa parola latina non così per gusto, come dire, di adoperare un linguaggio culto, ma perché il suo più grande interprete, cioè Tucidide, che gli dà la parola 3 volte nella sua opera, con discorsi di una grande rilevanza, quando poi ne parla in occasione della morte, lui muore durante il contagio pestilenziale del 430-29, descrive la sua figura politica e dice: con lui, sotto il suo governo, c'era la democrazia solo a parole, logo, ma di fatto era il governo del princeps, dovremmo tradurre, perché dice
ec tu protu andros arché, del primo uomo, proto saner, che vuol dire princeps, è la stessa cosa. Ed è vero, insomma, non è una forzatura anacronistica se uno pensa che nel De Repubblica Cicerone, purtroppo abbiamo un'opera che leggiamo con fatica, no? Il palinsesto, eccetera, però abbiamo abbastanza, fra l'altro, citazioni abbondanti da parte anche di un uomo di molti secoli dopo come Sant'Agostino. Cicerone nel De Repubblica, quando cerca di tratteggiare la figura per lui positiva del princeps, che lui spera, auspica, appaia nel regime della tarda Repubblica così incerto, così periclitante, pensa a Pompeo come princeps, forse pensa anche a se stesso in realtà, ma non aveva le idee chiare sui rapporti di forza, diciamo, nella Repubblica, addita Pericle come modello. Cioè, vede nel Pericle, e parafrasa le parole di Tucidide di quel capitolo del libro secondo, per indicare i tratti caratteristici di un princeps in Repubblica. Quindi Pericle, dal momento in cui Cimone è fuori e Fialte è stato ammazzato, domina, è rieletto stratego tutti gli anni, cosa non facilissima. E infatti Tucidide si interroga sul perché, come mai, e addita alcune cause. Secondo lui c'è la incorruttibilità, adorotatos, e anche la capacità di parlare controcorrente, cioè di non assecondare in modo demagogico l'assemblea. Questo secondo Tucidide. Tucidide non parla invece, quando tratteggia la figura di quest'uomo e vuole capire perché ha avuto tanto potere, non parla di quello che invece Plutarco, nella vita di Pericle, ampiamente descrive come un fondamento del consenso che Pericle ha lungamente avuto, tanto da assommare nella sua persona per ben 15 anni due cariche importanti. Stratego, va bene, rieletto, ma anche epistates delle finanze, cioè del controllo dei lavori pubblici. E Plutarco soggiunge che la politica edilizia di Pericle fu lo strumento per coinvolgere tutta la città con un programma. Non soltanto, noi siamo tutti memori ovviamente di situazioni legate alla creazione artistica, parola in realtà moderna, perché stiamo per parlare di Fidia, che è un po' il ministro dei lavori pubblici, o se vogliamo dei beni culturali di Pericle, ma è un technites nella percezione del cittadino ateniese. L'artigiano che ha delle capacità manuali, intellettuali formidabili, e l'artista che poi entra nei libri di storia dell'arte in modo quasi mitico, stanno sullo stesso piano, sono degli ottimi artigiani tutti e due. Con però, nel caso di Fidia, a parte una grande perizia tecnica, un appoggio politico, cioè Pericle che gli affida la gestione di tutta questa politica che viene presentata all'Assemblea. Se possiamo dare uno sguardo alle parole che adopera Plutarco nei capitoli molto importanti, capitoli 12, 13 e 14 della vita di Pericle, notiamo che lui dice, vi leggerò qualche riga, mi perdonerete, mentre i cittadini in età di servizio militare e di robusta costituzione, partecipando alle guerre, ricevevano un compenso dallo Stato, Pericle non voleva che la massa dei lavoratori non inseriti nell'esercito rimanesse esclusa dai vantaggi e nemmeno che ne usufruisse poltrendo nell'inerzia. Egli propose, ma in greco, enebale est ton demon,
cioè portò davanti all'Assemblea Popolare, perché Demos vuol dire anche Assemblea Popolare oltre che Demo, le proposte riguardanti le costruzioni, i programmi edilizi. Propose al popolo, una traduzione esatta, ma insomma, esebale eston demon è un termine tecnico. Grandi progetti di costruzioni e disegni di opere, la cui esecuzione richiedeva molteplici tecniche, tempi lunghi di lavoro, affinché non meno degli equipaggi marittimi e di quanti formavano le guarnigioni e gli eserciti, la popolazione rimasta in città potesse avere una fonte di guadagno, partecipando anch'essa ton crematon alla pubblica ricchezza, cioè un salario, potremmo dire, di Stato. Minimo, si usa il termine salario minimo adesso, sì, e molti si scandalizzano, ma nelle società complesse, Atene al tempo suo rispetto ad altre città greche è una società complessa, il consenso si fonda sul coinvolgimento e retribuzione. Cioè, c'è un elemento da New Deal, diciamo così, nella politica che Pericle concepisce. Plutarco lo capisce molto bene e dice, proseguendo, c'era il materiale, c'era una disponibilità concreta di materiali, pietra, bronzo, avorio, oro, legno, cipresso. E poi c'erano artigiani per lavorare e trattare questa materia, carpentieri, modellatori, fabbri, scalpellini, doratori, artigiani dell'avorio, pittori, arazzieri, intagliatori, piloti delle navi, perché questi materiali si andavano a prendere anche fuori. Quindi uno dei vanti, diciamo così, già dell'anonimo autore o non anonimo della Costituzione ateniese, tramandata con le opere di Senofonte, dice una cosa che poi si ritrova anche in Plutarco, cioè Atene ha una flotta commerciale talmente potente che può prendere materiali da tutto il Mediterraneo. Quindi non ci sono problemi di approvvigionamento per costruire tutta questa serie di edifici pubblici, dei quali sono più noti alcuni, no? Partenone, la grande statua di Atena, l'Eretteo, eccetera. Molto altro, non soltanto questo. Tanto che i comici prendono in giro questa attività, i comici stanno sempre dalla parte degli oligarchi, quando c'è democrazia più o meno mal vista, e quindi accusano Pericle di tirare in lungo questi lavori, no? Non finiscono mai, il che è in parte vero, nel senso che da una parte c'è la complessità oggettiva del mettere in opera tutto questo, e dall'altro c'è una volontà di tenere in piedi un'attività e quindi una retribuzione che continui ad alimentare un consenso di una popolazione attiva che possiede una serie di competenze tecniche, di mestieri, e che però, se non c'è una politica che orienti verso degli obiettivi, rimane priva di questa risorsa fondamentale. E questa è, diciamo, una delle due grandi linee d'azione della politica periclea quando Pericle governa da solo, sostanzialmente, o comunque con un potere superiore a quello degli altri. L'altra è la politica militare. E qui invece le cose non vanno tanto bene per Pericle. Anche qui ci possiamo tenere ad alcune date fondamentali. Voi certamente siete ben consapevoli del fatto che uno dei fondamenti dell'economia delle città, V, IV avanti Cristo, è la presenza costante di una grande manodopera servile. Ci sono artigiani certamente di condizione libera, ma anche schiavi che non sono più uomini liberi, ma che lo erano magari prima di diventare schiavi e avevano delle competenze tecniche molto precise. Facciamo un esempio
po' spostato nel tempo, il padre di Demostene, che si chiamava anche lui Demostene, era un grande industriale, aveva ben due fabbriche, una di armi e l'altra di letti, cioè di un mobilio, diciamo così. Quindi molto diverse, due fabbriche molto diverse. Sappiamo tutto questo perché il figlio, il padre è morto presto, è stato derubato praticamente dai tutori e quindi è diventato maggiorenne, ha cominciato a tentare processi contro i tutori. Abbiamo 3-4 discorsi suoi molto tecnici che fra l'altro descrivono le fabbriche paterne. Quindi è una pagina straordinaria quella del 27° discorso del Corpus Demostenico, in cui viene descritta questa realtà concreta che è fra l'altro di produzione di merci per il mercato. Quindi non soltanto una produzione, diciamo, autosufficiente per la sopravvivenza, ma che porta sul mercato quello delle armi, come nel tempo nostro è il più facile di tutti, no? L'Italia vende armi a tutti e poi però piange sui morti in guerra, che è una situazione un po' singolare. Però anche tutto il resto di materiali che queste fabbriche producevano erano per il mercato. E descrive Demostene il personale, in gran parte schiavi, schiavi tecniti, cioè capaci di fare, di dar vita a quei prodotti. E che esistesse una massa consistente di schiavi operai specializzati, lo sappiamo per caso, ma molto prima di Demostene, quando Tucidide descrive gli effetti della occupazione di Decelea in Attica da parte spartana, no? 413, su consiglio di Alcibiade Esule e quindi nemico della sua città, gli spartani fanno il grande passo che non avevano mai osato fare. Ogni estate invadevano l'Attica, devastavano un po' e poi tornavano indietro. Alcibiade gli spiega l'ovvio, che cioè se occupano un pezzo dell'Attica la guerra cambia natura. Loro lo capiscono e occupano Decelea. E la tengono fino alla fine, fino alla capitolazione di Atene nel 404. Per quanto Atene si difenda con le sue mura imprendibili, eccetera, però cambia completamente il tipo di guerra. E dice Tucidide, appena si produce questa novità, 20.000, che è una cifra enorme, 20.000 schiavi tecnitai, cioè non manovali, ma operai specializzati, se ne vanno, scappano. E se ne vanno in braccio agli spartani, in realtà, perché lasciano l'Attica e vanno a Decelea. Poi la loro destinazione non ci è nota, Tucidide non ne parla. La notizia è stata malmenata naturalmente dai moderni, perché poi c'è tutta una corrente di studiosi moderni che minimizzano il fenomeno della schiavitù. Nelle correnti di studio ci sono anche dei capricci. E un capriccio è quello di dire che gli schiavi erano pochi, ma l'età classica era così bella, così armonica, così umana, umanistica, eccetera, che gli schiavi erano così un piccolo contorno. In realtà ci sono fonti che parlano di masse enormi, no? C'è un frammento dell'oratore Iperide, che era un po' più anziano di Demostene, aveva 5-6 anni più di lui, più radicale, se vogliamo, politicamente di lui, meno incoerente, il quale dopo la sconfitta di Cheronea nel 338, quando Demostene è riuscito a mettere insieme una coalizione panellenica e però viene sconfitto da Filippo, grande generale e grande criminale, se vogliamo, anche, e il panico è che Filippo può arrivare ad Atene in passeggiata turistica perché non c'è nulla che lo possa fermare, e Iperide lancia una proposta che poi paga molto caramente, molto duramente con un processo: affrancare gli schiavi delle miniere e dei latifondi, diremmo noi, cioè degli schiavi agricoli. E questa notizia noi ce l'abbiamo da un frammento tramandato nel lessico bizantino Suda, Suidas, chiamatelo come volete, 150.000.
Ora, nel 316, quindi 20 anni dopo che Eronea, ci fu un censimento voluto da Demetrio Falereo che constatò che i cittadini erano 20.000. Le guerre hanno abbassato di molto, no, la potenza demografica delle città greche. 150.000 sono gli schiavi fra miniere e latifondi, poi ci sono gli schiavi domestici. Quindi le cifre sono alte, con buona pace dei nostri colleghi umanisti dolci e serafici. 20.000 se ne vanno già solo perché Decelea è diventato un approdo possibile. Perché? Perché lo schiavo, se non si organizza in un, come accade molto di rado, no? Spartaco, scappa, non può fare altro, si sottrae al padrone scappando, no? Lo schiavo fuggitivo. Augusto nelle Res Gestae si vanta di avere restituito ai padroni 35.000 schiavi che erano scappati. Va bene. Quindi lo schiavo tecnite è una figura che affianca l'artigiano. Nell'opera Periclea di lavori pubblici entrambe queste forze lavoro vengono impiegate e noi abbiamo anche notizia epigrafica del salario. Notare, questo è stato notato da un magnifico libro ormai vecchio di 100 anni, ma non è detto che quelli più recenti siano migliori perché più recenti, questo per nostra consolazione. Un libro di Gustav Glotz, forse uno dei maggiori storici del mondo greco del Novecento, 1920, il titolo è Il lavoro nel mondo greco, e lui fa un'osservazione molto precisa. Da una parte nota che nell'epitafio Pericleo, scritto da Tucidide, inventato da Tucidide, c'è una frase che il fare un mestiere, dice il Pericle Tucidideo, non impedisce la voglia di fare politica tra i cittadini poveri, che è piuttosto sintomatico come. L'altra osservazione che fa Glotz è: fino al tardo V secolo il salario è uguale, sia per l'operaio manovale sia per lo specializzato. E il salario tocca anche allo schiavo che viene utilizzato per questi lavori. Solo nel IV secolo, quando le cose cambiano, tanto non c'è più l'impero, il secondo impero finisce male, eccetera, c'è una diversificazione salariale. Quindi una dracma, ma per uno più bravo una dracma e mezza, e si può arrivare a 2 dracme al giorno. Quindi c'è una diversificazione salariale. Al tempo di Pericle non è così, c'è una sorta di salario unico di sussistenza, più altre forme di salario, quella che l'Aristotele della Costituzione rimprovera, per i giudici. Quindi tutta Atene, lo dice Aristofane, lo fa dire nelle Vespe, vive a spese dello Stato. Cioè, è una forma perfetta di Stato sociale, quella che Pericle, la cui fonte però è l'impero, non ci dimentichiamo questo fatto, da qualche parte le risorse devono arrivare e arrivano dall'impero. E perciò veniamo all'altra linea della politica pericolosa, la guerra. La guerra produce schiavi e anche oro, che sono le basi del funzionamento delle città antiche. Quando Roma non riesce più a fare guerre di conquista, comincia la stagnazione. Perché Traiano si inventa che Decebalo in Romania è un nemico? Perché è un terreno dove andare a razziare centinaia di migliaia di schiavi e tonnellate di oro. Lo sappiamo perché un signore del tempo di Giustiniano, che si chiamava Giovanni Lido, che era un funzionario imperiale, ebbe il capriccio di scrivere delle opere di erudizione che noi abbiamo. De Magistratibus è una di esse, in cui descrive, racconta con precisione i frutti delle 2 campagne daciche di Traiano. E parla, cosa che naturalmente ha fatto imbestialire gli studiosi moderni puritani, di 500.000 prigionieri portati dalla Dacia
nel corso delle due campagne. Quindi rinsangua l'economia romana imperiale attraverso un'altra guerra di conquista dopo un secolo di Pax Augusta, in cui non solo non c'è stata nessuna conquista, ma c'è stata pure una guerra civile tremenda dell'anno 69, dopo l'ammazzamento di Nerone, quindi un periodo terribile. Traiano appare come il nuovo Augusto, però ha fatto un po' più di Augusto, il quale ha perso tutte le guerre che faceva, tranne quella di Azio, vinta da Agrippa, ma non da lui. Invece Traiano, un buon generale di origine spagnola, rilancia l'economia dell'impero, schiavi e oro. Povero Pericle tenta di fare la stessa cosa. Nell'anno 454, quindi siamo vari anni dopo il mitico 462, tenta un'impresa, l'attacco all'Egitto. L'Egitto è un pezzo dell'impero persiano. Cambise ha conquistato l'Egitto, Erodoto racconta questa storia. E però c'è una rivolta capeggiata da un signore che si chiamava Inaro, quasi come il corrispondente malvisto della RAI dall'Egitto e poi da Mosca, che si chiama Innaro, no? Quello si chiamava Inaro, va bene. Pericle si inventa che deve aiutare Inaro a ribellarsi contro i persiani e manda una grande flotta che viene distrutta. Quindi Tucidide ne parla in un paio di capitoli del primo libro, la cosiddetta Pentecontetia, la storia del cinquantennio, mentre alla spedizione in Sicilia dedica due libri, no, analitici, formidabili. Però il disastro in Egitto rassomiglia parecchio al disastro in Sicilia. Quello in Sicilia, tutto sommato, lo addebitiamo ad Alcibiade, che ha, suo nipote, che ha voluto fortemente quell'impresa, ma quella in Egitto è tutta responsabilità di Pericle. Ed è una svolta molto pericolosa. Dopo quell'anno, il tesoro della Lega Delio Attica, che stava nell'isola di Delo per l'appunto, perciò si chiamava così la Lega, viene portato ad Atene. Che non è soltanto un fatto simbolico, come dire Atene è più uguale degli altri, no? Nella Simmachia teoricamente sono tutti uguali, tutti gli alleati, però c'è, come si diceva, le Nazioni Unite, tutti i paesi sono uguali, però alcuni sono più uguali degli altri, no? Quelli del Consiglio di sicurezza. Portare il tesoro della Lega dentro il Partenone, dietro la statua di Atena, nella cella. Come dire, quel denaro lo gestisce Atene, e cioè gli elenotami, che sono tutti ateniesi, uno dei quali era Sofocle, del quale si parla sempre come di un bonaccione che ha scritto delle belle tragedie, ma in realtà era un politico, ha fatto lo stratego al tempo della guerra di Samo, quindi ha dato una mano a massacrare i Sami, poi ha fatto l'elenotame, poi si è compromesso nel 411 con gli oligarchi, insomma, ha fatto parecchie cosette, il bravo Sofocle. Dopo quella svolta, l'impero diventa tirannide. Tucidide lo capisce benissimo. È il terzo discorso che fa pronunciare a Pericle dopo il primo fastidiosissimo anno di guerra, che ha danneggiato l'agricoltura, i piccoli proprietari che non ne possono più, eccetera. E Pericle addirittura non viene rieletto per la prima volta stratego. Tucidide gli dà la parola e dice il Pericle Tucidideo, ma forse il Pericle vero, perché no? L'impero è tirannide. Toglietevi dalla testa che è un istituto di beneficenza, è oppressione degli alleati. Solo che c'è un inconveniente. Improvvisamente uscire dall'impero significa la rovina. Quindi siamo prigionieri della scelta imperiale, dobbiamo continuare a fare questo. Ma da quel momento in avanti cambia tutto. Come dire, si può sforzare Erodoto nel settimo libro, scritto chiaramente quando la guerra del 431 è appena cominciata. Ricordiamo ai greci che devono la loro libertà ad Atene, perché se Atene non si fosse sacrificata, i persiani sarebbero arrivati nel Peloponneso. Cioè, vabbè,
una magnifica predica, dice la verità, solo che 50 anni dopo, il 480, questo discorso non aveva più nessuna presa sostanziale, e chi non sopportava l'impero ateniese aveva tutto il diritto di non sopportarlo, pur ricordandosi che 50 anni prima Atene si era lasciata incendiare da Serse, invasore, per sconfiggerlo poi sul mare. Questo è. Allora, da questo punto in avanti, potremmo dire, la guerra cambia natura, non solo, ma il disastro egiziano è l'antefatto di un altro disastro, cioè la ribellione dell'Eubea, la prima invasione spartana dell'Attica, la cosiddetta prima guerra peloponnesiaca, che si conclude nel 444, quindi 10 anni dopo il disastro egiziano, con una pace trentennale, che poi dura molto meno di 30 anni, perché nel 31 già ricomincia la guerra per volontà di Pericle. E Pericle ha, diciamo, l'unico momento di panico della sua gestione, perché contemporaneamente l'Eubea, che vuol dire la base dell'agricoltura attica, come lui stesso dice nell'ottavo libro, se ne va, e la Beozia, che era dentro la Lega, si ribella e si allea con Sparta, quindi è attaccato su due fronti. La pace di compromesso consiste nel dire l'Eubea indipendente per sempre, tranne Platea. La Beozia indipendente per sempre, tranne Platea, e l'Eubea invece torna dentro la Lega. E quindi la pace trentennale è una pace di compromesso, dalla quale però si capisce che il conflitto è soltanto rinviato, non è un conflitto chiuso con questo accordo che ha l'apparenza di essere particolarmente durevole. Abbiamo detto, e io non vi voglio affliggere troppo a lungo, che lo spostamento del tesoro dentro il Partenone, addirittura collocato nel posto più recondito, riservato, eccetera, dietro la statua di Atena, cambia la natura della Lega e la natura del rapporto di Atene con gli alleati. Vabbè. Allora, perché? A questo punto dovremmo chiederci di dedicare un po' di attenzione, ma non lo faremo troppo in modo prolisso, al significato del Partenone, che non è un'invenzione di Pericle. Anzi, è molto probabile che il primo nucleo, diciamo, architettonico sia addirittura di epoca pisistratica. In ogni caso, ancora una volta la rivalità Pericle-Cimone. Cimone riprende l'antico progetto e affida a Ictino, che è un architetto, il progetto di completare o addirittura sostanzialmente creare il Partenone. Ma rovina politica di Cimone, Ictino si tira indietro, Pericle riprende alla grande. Il piano, il perimetro viene ampliato e Fidia diventa il direttore dei lavori. Fidia, che è un grande amico di Pericle, come Anassagora, no? Come Erodoto, come Aspasia, no? Il clan intorno a Pericle, al quale Fidia viene, come dice Plutarco in questi capitoli che vi ho ricordato, viene attribuita non soltanto la creazione del Partenone, la ideazione di questa statua ricoperta di oro, avorio, no? Criso elefantina, ma tutta la politica di lavori pubblici è pensata e organizzata da Fidia. Non è un luogo di culto il Partenone, è la Banca d'Italia, di Atene, va bene. Non soltanto perché il tesoro della Lega sta lì, ma perché poi lì dentro ci sono quei famosi 1.000 talenti, talento è una moneta molto pesante, d'oro, che non si debbono toccare per nessuna ragione, perché devono servire nell'emergenza più emergenza possibile.
Ecco perché in una commedia iperpolitica come Lisistrata, e vedi caso nel tardo inverno, inizio primavera del 411, quando sta per succedere quello che sappiamo, l'operazione che Lisistrata e le altre donne compiono qual è? Sbarrare l'Acropoli e impedire ai probuli, che sono stati nominati dopo la sconfitta in Sicilia, di accedere al tesoro. I quali il probulo, che è appunto personaggio della commedia, protesta e chiede: ma perché? E Lisistrata lo affronta e risponde: per impedirvi di continuare la guerra. Quindi quello è il tesoro che va tutelato, e chi, come Lisistrata e le sue seguaci, si impadronisce dell'Acropoli, ha come obiettivo di vietare l'uso bellico di quel denaro. Questo è il vero ruolo del Partenone, che però ha anche un altro suo significato molto politico, che è affidato al fregio delle metope esterne e al fregio interno della cella. E anche, se vogliamo, a quello che veniva raffigurato sullo scudo di Atena, appoggiato per terra accanto alla statua. Al centro di questo scudo, secondo una tradizione malevola, probabilmente, non sappiamo, Fidia si era compiaciuto di raffigurare se stesso, e in uno dei personaggi della processione dei cavalieri delle metope aveva messo la faccia di Pericle. Quindi culto della personalità, si diceva nell'anno di grazia 1956, un po' lontano da noi altri. Segnali superficiali, ma il segnale vero è un altro, che cioè gli episodi che sono raffigurati su queste metope e nel fregio interno intorno alla cella richiamano che cosa? I temi topici degli epitafi. Se noi raffrontiamo i pochi epitafi che abbiamo, quello Pericleo è un po' sui generis, perché si apre con una frase in cui Pericle dice: io non vi dirò le solite cose che si dicono negli epitafi, che è un po' curioso, come è uno dei segnali del fatto che quello è un discorso non propriamente, diciamo, ricalcato sulla realtà. Ma ne abbiamo altri più o meno, diciamo, accettabili, quello demostenico per i morti a Cheronea, quello attribuito ad Iperide da un papiro molto discutibile, quello di Lisia, il secondo discorso del Corpus Lisiaco, che ovviamente non è stato pronunciato da Lisia, che non era un cittadino, quindi non poteva andare a parlare all'assemblea, addirittura in occasione dell'annuale celebrazione dei caduti, in quel caso della guerra corinzia. L'ha scritto per un altro, quindi è un lavoro interessante. E in questi più tradizionali noi ritroviamo gli episodi della gloria remota di Atene, per esempio la amazzonomachia, il fatto che Atene, che non ha vinto molte guerre in vita sua, a parte quella contro la Persia, che certamente è un fatto fondamentale, vanta guerre mitiche. Non so, le Amazzoni, non è probabile che ci sia stata veramente una guerra tra Atene e le Amazzoni, però è uno dei temi che vengono regolarmente ricordati nella letteratura edificante, educazione civica collettiva, che sono gli epitafi. E il fatto di trovare questi motivi dentro e fuori quel tempio, che racchiude la divinità Poliade con uno scudo sul quale addirittura ci sono persone viventi e dietro la cui statua c'è il tesoro, significa che quello è il centro politico, culturale, religioso della città. Ecco l'importanza di contendere, no? Il fatto che Cimone fallisce e invece Pericle lo fa, e lo fa con l'aiuto di un personaggio valido, certamente molto influente, come Fidia, è uno degli atti politici più importanti della sua attività di princeps in Repubblica. Solo che la storia non è a lieto fine, diciamo. Sempre Plutarco racconta. E poi su questo c'è una tradizione ampia.
che un collaboratore di Fidia, che si chiamava Menone, come il personaggio del dialogo platonico, denunciò Fidia, prima chiese all'assemblea l'immunità. Curioso, no? Cioè, posso parlare liberamente? Mi assicurate l'immunità se io faccio la denuncia che sto per fare? Gli danno l'immunità e la denuncia è: Fidia ha rubato. Ha rubato l'oro. E dice Plutarco, però Pericle si era cautelato e Fidia con lui. Cioè aveva fatto pesare in anticipo la quantità di oro che sarebbe stata utilizzata per ricoprire la statua di Atena, staccarono l'oro dalla statua, lo pesarono e videro che era identico alla quantità prevista. Quindi era un'accusa falsa, politica, per colpire Pericle. Come del resto l'accusa di empietà contro Anassagora, con l'accusa di immoralità contro Aspasia. Cioè, colpire le persone dell'entourage di Pericle, al quale, diciamo, la parte filo-oligarchica, ma anche una parte della democrazia radicale, rimprovera di essere da troppo tempo al governo, no? Gli esordi di Cleone, che poi diventa un leader, sono in polemica contro Pericle. E Cleone certamente non sta con lo schieramento oligarchico. Ma lo schieramento oligarchico ha il suo portavoce, come al solito, nella commedia. E quindi, dalla scena comica, dice Plutarco, invitavano Pericle a deporre la tirannide, chiamavano i figli di Pericle Pisistratidi. Quindi era evidente l'intolleranza. Allora, questa raffica di processi. Anassagora se ne scappa da Atene, tanti saluti. Aspasia viene salvata da Pericle, che si umilia davanti ai giudici pur di salvarla. Fidia, no, viene incarcerato, nonostante la prova che non ha rubato, e muore in carcere, secondo una tradizione attendibile. Un'altra tradizione che conosciamo da un apparato di note antiche, di scoli, alla pace di Aristofane, al verso 605, poi spiego perché a quel verso ci sono tante note scoliastiche, diciamo, esegetiche. Secondo questa tradizione, che recepita in questi scoli, lui non muore in carcere, ma se ne va. Dalle galere ateniesi si scappava, bastava fare un buco nel muro e si scappava. Erano delle carceri un po' sui generis. Tant'è vero che Critone cerca di far scappare Socrate, che però dice no, grazie, resto qua, eccetera. E va ad Olimpia. Ad Olimpia ripropone la stessa attività geniale, artistica, eccetera, però incappa in un altro processo e questa volta gli va male. Questa duplicazione della vicenda è poco credibile. Però, insomma, la tradizione evidentemente ha dato talmente tanto rilievo alla vicenda di questo potentissimo ministro che poi cade in rovina, da addirittura amplificarla e replicarla in un altro contesto peloponnesiaco. Credo che sia poco, diciamo, fondata. Però invece quello che conta, e su questo magari ci fermiamo, è perché dicevo il verso 605 della pace, nella pace. È una commedia, diceva Wilamowitz, pessima, scadente. Perché questi poveretti devono fare ogni anno un pezzo, non sempre riuscivo un capolavoro, questo è ovvio. Noi abbiamo poca roba e perdiamo la testa, capolavori sublimi, saranno anche sublimi, non lo so. Però bisogna ricordarsi che sono un prodotto annuale seriale. Gli è andata bene, quella volta commedia mediocre, ha addirittura un premio, un primo premio, un secondo premio, i primi due sono tutti e due vincitori nelle gare teatrali. E prevede la pace, nel senso che va in scena nell'aprile, fine marzo, aprile del 421, e pochi giorni dopo si firma la pace di Nicea, no? Qualche settimana dopo.
Però lui l'ha scritta prima, non è che l'ha scritta il giorno prima delle rappresentazioni. Quindi percepisce, ovviamente essendo un'antenna politica, Aristofane, che morto Cleone nel vano tentativo di recuperare Anfipoli, ritornato a Galla come figura egemonica Nicia, che è molto amico degli Spartani, la pace è nell'aria. Per giunta, all'assedio di Anfipoli muore anche Brasida e a Sparta sono tutti contenti perché sono tolti dai piedi uno che poteva diventare una specie di Lisandro, quello che poi sarà Lisandro, cioè uno che vuole contare di più rispetto al cosmos spartano, e quindi ci sono tutte le condizioni per la pace. Aristofane annusa questo clima e si inventa questa festa un po' goliardica con cui si conclude la commedia. Dentro questa mediocre commedia di molto fortunata, a un certo punto si racconta, ma perché siamo andati in guerra? No? Aristofane ha questo chiodo fisso anche negli Acarnesi, no? Si inventa tutta quella storia dei ratti di donne. Lui stesso sapeva benissimo di toccare il tasto della banalità. No? Quando Nelerane dice volete uno dei soliti scherzi? E via. Perché sa benissimo che i soliti scherzi sono robaccia, però servono ad avere l'applauso, il consenso e magari avere anche il premio. Nella pace si inventa un'altra storia, che cioè Pericle ha voluto la guerra, non più per i rapimenti di donne di cui parlava qualche anno prima negli Acarnesi, ma perché voleva deviare l'attenzione dal processo contro Fidia. Quindi dà per assodato che Fidia era un delinquente, un ladro, Pericle ha cercato di salvarlo, non ce l'ha fatta, ma uno degli strumenti per salvarlo era provocare una guerra. Che ovviamente è pazzesco immaginare che ha fatto il decreto di blocco, commerciale a Megara per salvare Fidia, fa ridere, cioè non ha senso. Però 10 anni dopo l'inizio della guerra e anni, direi 11, 12, non di più, dopo il processo che aveva travolto Fidia. Questo per significare quanto a lungo è rimasta nella consapevolezza dell'opposizione, opposizione oligarchica o quasi, a Pericle, l'idea che Fidia era il nemico. Grazie.